Ecco qui, adesso siamo ripartiti. Vediamo se adesso vedete. Fatemi sapere, please, commentate, let me know if you can see me. Can you see the show? Can you watch the show? Feed me back, please. Ditemi se vedete qualcosa per cortesia, grazie. Se no, spengo la luce che mi sto scaricando la batteria alla grande. E fin quando non troviamo la ciabatta per alimentare il tutto, siamo al buio poi, eh? Allora, vedete qualcosa? Non mi commenta nessuno. Oppure dubbio se sono ancora in diretta. Sono in diretta? Sei perseguitato prima YouTube, adesso Ustream. E che vuol dire? Ma vedete qualcosa? Vabbè, intanto io sta luce la spengo. Fin quando non mi arriva un feedback. Io spengo la luce. Ah, si vede! Grazie Ludovico Piccolo, il più veloce a rispondere. Allora riaccendiamo la luce. Ecco qua. Vabbè, comunque. Porca miseria, Quando freni, avvisami per favore. Ah, è parte del divertimento, che frenano senza avvisare. Mi stavo rompendo l'osso del collo, ragazzi. Allora, sì, si vede, lo dice anche Crialf52. E Andrea Dondolini dice I watch live. Sara Berti Lorenzi, sì, bene, grazie a tutti, grazie a tutti. Allora, questo qui è quindi la parte notte, diciamo, ecco, questa è la zona notte. Ah, vi faccio vedere anche la doccia, ragazzi. Questa doccia è più bella di quella di casa mia, guarda qua. Guardate che mega doccia spaziale che c'ha sto camper, eh? Si vede qualcosa? Ma sì. Chiudiamo la porta. Bene, qua c'è la zona cucina. Possiamo pure spegnere la luce. Ecco qua. Questa è la zona cucina, vedete? Ci abbiamo tutto, il tagliere, la caffettiera. Poi cos'è che abbiamo ancora? Abbiamo il lavabo, il piano cottura, una latta da 5 litri d'olio ci hanno dato, vedete? Olio, chi l'ha dato quest'olio? Pino ci ha dato una latta di 5 litri d'olio, grazie Pino. Ecco. Tutti i ragazzi di Monza e Brugherio hanno anche allestito il camper di sana pianta, dall'A alla Z, veramente hanno fatto un lavoro egregio. Fra l'altro l'hanno fatto anche in tempi veramente rapidi, proprio alla velocità della luce hanno allestito il camper. Sono stati veramente stupendi, quindi ancora un grazie a tutti i ragazzi di Monza, Brugherio e tutti coloro che li hanno aiutati. Hanno fatto a parte che il camper è proprio nuovo, quindi già la partenza è ottima, ma poi l'allestimento è stato fatto veramente con il cuore e si vede. Quindi veramente grazie a tutti. Sara dice: ciao a tutti, siete più buffi delle comiche, vi voglio bene. Ci si vede a Pistoia. Ah, Sara, tu sei di Pistoia? O comunque puoi arrivare a Pistoia? Allora ci vediamo nel pomeriggio, alle 5 saremo a Pistoia. Molto bene, ci si vede a Pistoia. Vabbè, ragazzi, sentite, io adesso interrompo qui così mi siedo perché rischio veramente, se mi rompo l'osso del collo, siete rovinati, non vedete più niente in diretta. Ecco, mi sono seduto così sono più sicuro. Stiamo andando a fare adesso una sosta tecnica per ritirare il telepass che ci servirà per poter viaggiare in autostrada. Allora, cos'è che dice Andrea Dondolini? Lasso poi di conto e aver pagato un tangens. Ah, che vuol dire? Boh. Salvo, si vede, ti aspettiamo a Chieti. Speriamo che non nevichi giovedì. Lo spero anch'io. Giuseppe, Madonna mia, vi siete sbizzarrite adesso con i commenti, eh? Allora, che bello quel camper, beati voi. Va bene. Salvo, si vede, ti aspettiamo a Chieti, l'avevo già letto, benissimo. Ora spaccate tutto e in bocca al lupo. Crepi il cacciatore. Poi Andrea Dondolini, lusso. Sara Berti Lorenzi, non sono di massa, ma vi inseguo. E noi ci lasciamo inseguire volentieri, cara Sara. Ti aspettiamo. Ah, ma scusa, ma che c'entra Massa? Noi andiamo a Pistoia. Guarda che se vai a Massa non ci trovi, eh. Noi siamo a Pistoia. Pistoia. Poi Roberto Tagliento, buon viaggio, grazie. Davide Rizzo, buongiorno Salvo, siete già in viaggio verso Pistoia? Ci vediamo oggi. Beh, sì, diciamo che siamo in viaggio per il momento. Stiamo andando ad Arese a prendere un oggetto, il Telepass. Poi andremo a Genova a prendere Beppe e poi si parte per Pistoia. Buongiorno Salvo, siete già in viaggio? L'avevo già letto. Salvo, ti guardo dalla Sicilia, vi aspettiamo. Giuseppe 60, bello, lo scrive, vi aspettiamo, scrive via, aspettiamo. Che è all'angolo con via vai. Poi flash over, ciao Super Salvo, sono appena arrivato, bello il camper.
Ghost 642, a che ora inizia la diretta? Questa qui è già iniziata da 5 minuti. Le dirette qua si sprecheranno oggi, ne vedrete tante. Quella sul canale di Beppe alle 10. Fulvio è già in viaggio verso l'ufficio, dove c'è la regia. Quindi lui dovrebbe cominciare, secondo i piani, alle 10 la diretta. Ok? Quindi sul canale La Cosa, www.beppegrillo.it/lacosa. Lì c'è la diretta, quella ufficiale, quella grande, quella che fa da contenitore di tutte le dirette dal campo. FB 154772656. Ci vediamo a Pistoia, grandissimi. Enrico Men, ciao a tutti. Ghost, quando inizia la diretta? Già risposto. Molo bello. Potete in un secondo momento elencare le prossime date di domani? E perché in un secondo momento? Noi siamo qui per servirvi, ragazzi, ve le dico subito le date di domani. Oh, perché in un secondo momento? Allora, domani, quindi oggi Pistoia e Pisa, domani Perugia e Foligno. Perugia, la tappa pomeridiana. Ecco qui. Perugia, la tappa pomeridiana, e Foligno, la tappa serale di domani. Ok? E così abbiamo risposto. Il camper è come Air Force One. Ci vediamo a Teramo, lo dice Mario Mancini. Enrico Man, ci saranno sicuramente dei messaggi su Face e su G. Andrea Dondolini, vi seguirò quando il fuso lo consente. Saluti da Sydney. Ragazzi, ci stanno guardando da Sydney addirittura. Carissimo Andrea Dondolini, grazie. Un saluto a tutti gli australiani. Davide Rizzo, forza ragazzi, vi aspetto a Pistoia, a braccia aperte oggi. Siete carichi? È certo che siamo carichi. Dobbiamo ancora cominciare. Nolmar c'è. Antonio Bisogno, ciao ragazzi. E Antonio, io me lo ricordo, anche se lui non lo scrive, lui è da... Cos'è, da Monaco? Da Stoccarda, non mi ricordo quale città, comunque è dalla Germania. Vito Chiarello, ma Livorno quando? Livorno quando? Livorno, Livorno niente, era ieri Livorno. Purtroppo Livorno è stata annullata. Io nella registrazione non vedo niente, anche voi? Non so di quale registrazione parli. Va bene ragazzi, allora io per il momento vi saluto, perché adesso ho un'esigenza, andare a trovare la ciabatta per poter alimentare l'inverter e poter quindi ricaricare batterie del cellulare, le batterie di backup, eccetera. Altrimenti non potremo fare le prossime dirette. Va bene, allora un abbraccio, un abbraccio a tutti quanti. Salvo, ti abbiamo mandato dei suggerimenti per Chieti. Su Facebook controlla il messaggio di Sara. Va bene Giordano, guarderò. Wow, pure dal Messico. Saluti dal Messico, crepi il lupo e anche il cacciatore. Ma io sarei per far crepare solo il cacciatore, il lupo lo lascerei stare in pace, poverino. Andrea Dondolini, grazie a voi, siete grandi, ragazzi, vi saluto. Chiudo questa diretta, ci vediamo più tardi. Prossimo aggiornamento, probabilmente, non lo so, quando saremo in procinto di arrivare a Genova, magari. Se tutto va bene, ci dovrebbero portare a Genova l'attrezzatura per le dirette via satellite. Probabilmente vi farò vedere qualcosa delle prove tecniche che faremo, ok? Quindi ci vediamo fra un'oretta e mezza, due orette al massimo. A più tardi, un abbraccio a tutti quanti. Ciao. Sì, appunto, ci hanno comunicato che è in consegna stamattina. Quindi se... Io ormai non mi fido molto delle poste, ma se veramente consegnano tutto in ufficio, poi un tecnico del fornitore prenderà i pacchi e ci porterà tutto a Genova. Ci dovremo incontrare a Genova, dove faremo anche la prova di installazione. Quindi speriamo che vada tutto bene, ok? Vi terrò aggiornati. Ciao a tutti, un abbraccio, chiudo per il momento. Bye bye.